Un saluto a tutti i lettori di HD Blog e benvenuti a questo first look dedicato a DMC Devil May Cry Definitive Edition. Come vi sarete accorti, gli sviluppatori di Ninja Theory hanno annunciato l'imminente release di DMC Devil May Cry Definitive Edition, versione riveduta e corretta del reboot della saga che catapulta praticamente il brand nella next gen. Gli sviluppatori hanno quindi rilasciato un trailer completamente dedicato a questa nuova riedizione del gioco, in grado quindi di indicare ai videogiocatori la lista completa delle introduzioni pensate per l'occasione. Come facilmente prevedibile, DMC Devil May Cry Definitive Edition potrà vantare la risoluzione a 1080p a 60 fps. Di conseguenza ci aspettiamo di mettere le mani su un prototipo particolarmente fluido e soprattutto senza alcun fastidioso calo di frame rate. Andiamo quindi ad analizzare le modalità aggiuntive indicate nel video. La modalità hardcore conserva l'esperienza di DMC, ma verrà impreziosita da un ritorno al classico Devil May Cry in termini di equilibrio. In questa modalità, attivabile a tutti i livelli di difficoltà, il sistema stile verrà ribilanciato in modo da rendere la scalata al rank up molto più impervia. Inoltre, il Devil Trigger non scaraventerà i nemici in aria, la parata dovrà essere gestita in maniera diversa e gli antagonisti saranno in grado di fare più danni. Gods Must Die è la modalità più difficile di DMC Definitive Edition. I nemici spawneranno con il Devil Trigger attivo e non potranno essere utilizzati oggetti per ripristinare la salute del nostro alter ego virtuale. La Mass Style Mod è praticamente un modificatore della sezione hardcore e può essere attivata in qualsiasi livello di difficoltà. Il giocatore potrà infliggere danni extra ai nemici a patto di aver raggiunto il rango S. Il Turbo Mod velocizzerà il gioco di circa il 20%. Grazie al manual lock-on sarà finalmente possibile tornare agli albori. Il lock dei nemici si avvicinerà alla concezione classica vista nella serie Devil May Cry originale e i comandi saranno completamente configurati. In Virgil Bloody Palace sarà possibile imbattersi in 60 livelli infestati da demoni di ogni tipo da massacrare nei panni di Virgil. La voce Rebalance and Returned indica un sistema ribilanciato soprattutto modificando i comportamenti dei boss. Sono stati corretti alcuni combattimenti e riequilibrate diverse mosse di Dante, come del resto la gestione del parry e delle mosse evasive. Sono state inoltre distribuite le varie chiavi presenti negli stage. Ninja Theory ha anche sottolineato la presenza di nuove cutscene, tutti i DLC usciti fino ad oggi comprensivi di nuove skin, sia per Dante che per le sue armi, e una serie di obiettivi completamente nuovi da portare a termine. Purtroppo è ancora presto per lasciarsi andare in commenti di ogni sorta. La carne al fuoco sembra essere davvero molta, di conseguenza i fan del brand potrebbero decidere di acquistare il titolo soprattutto per affrontare nuovi livelli di difficoltà. La presenza di un motore grafico rinnovato è il minimo sindacale di un progetto simile, di conseguenza ci aspettiamo davvero di poggiare le mani su un motion engine privo di ogni sbavatura. Ninja Theory ha molto probabilmente giocato la carta della Definitive Edition per far avvicinare i possessori di PlayStation 4 e Xbox One al brand e al contempo ripartire davvero da zero con questo fortunato marchio. Ci dobbiamo quindi aspettare una trilogia completamente multipiattaforma? Molto probabilmente sì. A essere davvero schietti, non sentivamo effettivamente il bisogno di mettere le mani su di una Devil May Cry Definitive Edition a causa della verve del nuovo Dante, personaggio interessante ma non come il Dante originale. Possiamo sicuramente capire che riproporre il reboot della saga su Next Gen significa poter ripartire da capo su PlayStation 4 e Xbox One, dando così la possibilità ai neofiti di conoscere la gesta di questo Dante, forse troppo vicino ai canoni di bellezza in stile Justin Bieber o One Direction, completamente quindi in contrapposizione con il primo protagonista della saga. DMC Devil May Cry ci ha divertito per il suo gameplay ricco di combo e attacchi speciali, ma in fin dei conti non ci troviamo di certo di fronte a una produzione del livello di The Last of Us o GTA 5. La speranza è quella quindi di richiederci una volta preso il pad in mano. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi aspettiamo al prossimo video sulle pagine di games.hdblog.it.